Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Dio pronunciò tutte queste parole: Io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto
cielo, né di quanto è qua giù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri e dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni lavoro, ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra, e il mare, e quanto in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Parola di Dio. La parabola del seminatore.
seminando nel tuo cuore questo è il seme, è seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso e colui che ascolta la parola non muore subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i lodi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola e essa non ha frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il genio, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore. Gloria. Contempliamo con gli occhi della fede questi due santi di cui non ci parla la scrittura. Ci sono alcuni dati della nostra fede che non ci arrivano direttamente dalla scrittura, ma da quella tradizione costante della Chiesa nei confronti appunto di alcuni personaggi, personaggio a cui tutti siamo molto legati sicuramente. Quando pensiamo alla Via Crucis è il personaggio della Veronica, ma della Veronica non c'è nessun Vangelo che se ne parla. Quindi noi la contempliamo, la sentiamo davvero la nostra sorella, perché tale è. Alla stessa maniera la devozione nei confronti dei Santi Gioacchino e Anna è una devozione extra biblica, almeno al di fuori della Bibbia che noi riconosciamo come ispirata. Ma questo non toglie nulla al fatto che Maria dovesse avere dei genitori, e che adesso si chiamassero Gioacchino e Anna o Antonio e Genoveffa non cambia assolutamente nulla. La loro immagine ci ricorda l'importanza della generazione, l'importanza della famiglia in tutte le sue strutturazioni, in tutte le sue concatenazioni. Dobbiamo riconoscere che siamo meno attenti in questo tempo della storia, almeno noi occidentali, siamo meno attenti a questa dimensione. Ricordo con piacere una visita fatta al sud dell'Etiopia, in una zona molto povera, molto semplice, che non aveva niente, come spesso capita purtroppo per i nostri fratelli africani, e con i padri cappuccini che animavano quella missione siamo andati a fare una catechesi in un villaggio. Per quel villaggio ci voleva più di un'ora di jeep,
camminava in mezzo, senza strada, era il periodo delle piogge e quindi con questa jeep ci siamo avventurati in varie modalità. Incontrando quei bambini che non avevano mai sentito parlare di Gesù, mai, perché nessuno mai li aveva incontrati, non avevano la possibilità di avere la scuola, perché nessuno l'ha vinta a fare scuola, era interessante notare due cose. La prima è la loro capacità di concentrazione e di memoria. Ricordo che facevamo la catechesi sul Padre Nostro, la insegnando, e una preghiera totalmente nuova, anche se nella loro lingua, che è la lingua Oromo, che è una delle lingue minoritarie dell'Etiopia, alla fine della giornata questi bambini sapevano il Padre Nostro a memoria. Quindi questa cosa mi colpì molto. L'altra cosa che mi colpì molto era la capacità di ogni bambino, se gli si chiedeva ma tu chi sei, di dire i suoi genitori, ma di dire i suoi nonni, i suoi avi, fino alla 8ª generazione. Per cui quel bambino da piccolo, appena nato, iniziava ad essere aiutato a cogliersi all'interno di una famiglia più grande, e di questa famiglia lui non poteva vedere tutti, perché chiaramente gli avi dell'8ª generazione precedente non poteva certo conoscere, ma li conosceva perché poteva nominare, sapeva qual era il loro nome e non si sbagliava, Questa dimensione di attenzione e di rispetto alle generazioni che ci hanno preceduto ha come risultante una attenzione particolare rispetto alle generazioni che verranno. Perché ci fanno capire che noi non siamo il centro dell'universo, che noi non siamo i primi o gli ultimi di questa storia dell'umanità. Apparteniamo ad un flusso di vita che ci ha preceduto e che continuerà anche quando noi non ci saremo più. L'esperienza della famiglia umana genericamente intesa, ma l'esperienza della nostra famiglia, di quelli che sono stati appunto i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri avi, e di cui noi portiamo qualcosa dentro. Ognuno di noi porta tanto delle generazioni precedenti, di un nonno o di un nonno che non ha magari mai conosciuto, ma di cui ha la portata, di cui ha gli occhi, di cui ha i pregi o i difetti genetici. Ognuno di noi porta qualcosa dentro. E ognuno di noi lascerà alle generazioni future qualcosa di sé. Cogliersi in questa dimensione di famiglia grande, che è la famiglia dei figli di Dio, ci permette di vivere bene, di vivere soprattutto nella verità la nostra esperienza di vita. Diversamente i nostri occhi e le nostre prospettive si chiudono in un luogo sempre più angusto, che è quello del nostro io, della nostra solitudine e qualche volta del nostro narcisismo. Ecco perché davanti a queste letture che abbiamo ascoltato e che vogliono commentare in maniera tutta speciale la storia dei Santi Gioacchino e Anna, abbiamo ricevuto questo invito ai comandamenti, alla osservanza dei comandamenti. E questo invito, soprattutto l'invito al rispetto dei propri genitori, è accompagnato da alcune promesse, perché ci dice il Signore, onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Questa affermazione viene fuori proprio da tutte le considerazioni che abbiamo fatto poco fa. Solo se noi siamo capaci di coglierci come esperienza matura di una storia che ci precede,
sapremo vivere bene l'oggi e sapremo preparare un futuro migliore ai nostri figli, a quello che verranno dopo di noi. E questo rappresenta un po' un seme che il Signore ha messo nel nostro cuore, perché noi possiamo accoglierlo e farlo fruttificare. Il seme della sua parola, il seme del suo annuncio di bene. Quell'annuncio di bene che è così tanto sottolineato nelle prime pagine della scrittura, quando davanti alla creazione dell'uomo e della donna Dio ha detto, e Dio vide che era cosa molto buona. Fino a quel momento il commento dell'autore sacra e dell'autore sacro alla fine di ogni giorno è Dio vide che era cosa buona, e Dio vide che era cosa buona di fronte al sole, alla luna, alle stelle, agli animali, alle piante, agli uccelli, era tutta cosa di buona. Davanti all'esperienza dell'umanità e della vita, il commentatore sacro dice Dio vide che era cosa molto buona, molto buona. Ecco, questo è il seme che il Signore mette anche dentro di noi questa sera, perché possiamo lodarlo, ringraziarlo e far diventare nostra quella preghiera che gli ebrei dicono tutti i giorni, che si trova nel libro del Deuteronomio e che comincia con ascolta Israele. Ecco, questi precetti che oggi ti do, dice il Signore, ti siano fissi nel tuo cuore, li ripeterai ai tuoi figli, li ripeterai ai tuoi figli. L'esperienza di famiglia che ci costituisce come singoli, come soggetti singoli, portatori di originalità, è il bene che il Signore ci dà e che noi siamo chiamati a trasmettere ai nostri figli, a coloro che verranno dopo di noi, facendo tesoro di quanto abbiamo ricevuto da coloro che sono stati prima di noi. E allora vogliamo benedire il Signore per il dono delle generazioni, per quelle passate, per quelle presenti e per quelle future, perché il Signore davvero possa continuare a noi a benedire Lui per il dono della vita e Lui a benedire noi con il dono della vita, sempre preziosa, sempre preziosa, sempre dono delle sue mani, dal primo momento del concepimento alla fine naturale. Questo è quello che il Signore ci sollecita a prendere in considerazione, e che Gioacchino ed Anna, nostri santi, nostri patroni e protettori, ci aiutino in questo percorso. Ci hai dato Maria, madre di Gesù e madre nostra. Dona al mondo la certezza che tu rispondi sempre alle attese degli uomini. Preghiamo. Sostieni la nostra speranza, Signore.
ci è dato la Chiesa grembo fecondo dei credenti, sia il segno evidente della tua volontà di salvezza. Preghiamo. Sostieni la nostra speranza, Signore. Ci hai dato una schiera infinita di papà e mamme che hanno popolato la terra. Il frutto del loro amore confermi la tua benevolenza per tutto ciò che hai creato. Preghiamo. Sostieni la nostra speranza, Signore. Ci hai dato il Cristo, nostro fratello e salvatore. Apri il cuore del popolo ebreo perché vede in lui la realizzazione della promessa fatta da Abramo. Preghiamo. Sostieni la nostra speranza, Signore. Ci hai dato santi e profeti. Conserva tutto ciò che è giusto e buono ai tuoi occhi e fa fiorire la nostra città con il dono della tua grazia. Preghiamo. Sostieni la nostra speranza, Signore. Per gli anziani del nostro quartiere, delle nostre case, perché apprezziamo le cose semplici e umili. Preghiamo. Sostieni la nostra speranza, Signore. O Padre, come la Vergine Maria, benedici per il cuore del pubblico, preghiamo, e dal vitico sguardo per riconoscere te, nostro unico bene, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Del cielo cantiamo senza fine.
ricorda dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti ami, misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, i Santi Gioacchino ed Anna e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono perduti di Gesù Cristo, tuo figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, con onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Amen.
Grazie. Peccato.
sarà proprio